Da ottobre, da quando la sindaca Virginia Raggi mi ha chiamato a fare l'assessore per la riorganizzazione delle partecipate, abbiamo esaminato a fondo le stesse e siamo pervenuti a un progetto di accorpamento, di consolidamento, di dismissione delle parti non indispensabili, portandole da 32 che sono attualmente a 10-12 nell'arco di un anno o due. Se compariamo l'estensione del Comune di Roma rispetto a Milano, parliamo di 5 volte maggiormente esteso. Solo le strade in Roma sono 8.500 km, in Milano 1.700 km. Quindi parliamo di un costo o di un onere supplettivo in proporzione alla popolazione di 750 milioni all'anno che ha il Comune di Roma rispetto a Milano. E questo spiega anche il perché di questo continuo accumulo di debito sulla città di Roma. L'estensione di 8.500 km da percorrere, per esempio, con i trasporti comporta dei costi incredibili ed in passato non sono stati neanche affrontati in maniera razionale. Si è preferito spendere in personale e quindi in spese correnti piuttosto che in investimenti, piuttosto che cambiare gli autobus che hanno una vetustà di 11-12 anni, una cosa quasi impossibile da gestire. E questo spiega anche perché ATAC ha un bilancio così sempre in deficit ogni anno. Questa riorganizzazione, razionalizzazione, porterà all'efficientamento di un 10-12 società, come vi ho detto, e sarà opera di un gruppo di lavoro composto da una decina di persone, 5 dedicati alla riorganizzazione ed altri 5 al controllo di gestione, quindi controllo dei bilanci, controllo dei numeri. Quindi queste 10-12 società, delle quali l'unica che per il momento non è ancora in pareggio o in profitto è ATAC, saranno, diciamo, efficientate e soprattutto riorganizzate. E quello che mi sento già di poter promettere è che lo faremo probabilmente senza licenziare nessuno, ma riorganizzando e riutilizzando tutto il personale in eccesso all'interno delle stesse società o comunque all'interno del comune.